Buon pomeriggio ragazzi, allora oggi siamo in vena di aggiornamenti. Allora, mi è arrivata l'ultima notizia per quanto riguarda Icardi, Icardi Juventus. Ci sarebbe già un accordo tra Juventus e Icardi, un quinquennale da 8 milioni l'anno. Però la Juventus, come insomma si vociferava già le settimane scorse, sta per prendere, o meglio, ha già preso per il collo, tra virgolette, ovviamente, l'Inter, perché forte del rapporto che ha già con il giocatore, sarebbe disposta ad aspettare molto, nel senso che verso fine mercato, quindi oltre quel 10 agosto che tanti vociferano, e prenderlo praticamente a un prezzo veramente molto basso, che però l'Inter sarà costretta ad accettare. Ecco perché Icardi sta aspettando e non ha ancora detto sì al Napoli. La Juventus si sta muovendo con calma perché sa che ha tutto dalla sua, anche le dichiarazioni di Marotta che, se vogliamo, è un infiltrato juventino dentro l'Inter e ci ha fatto un favore con quelle dichiarazioni lì, perché poi comunque Icardi sapete benissimo, non mi piace né umanamente né neanche come giocatore per quanto riguarda le movenze, soprattutto con il gioco di Sarri, non so quanto potrebbe incidere, ecco. Però sicuramente a quell'età lì, 27 anni, a un prezzo basso, basso si parla di 45-50 milioni massimo, beh, sicuramente sarebbe un ottimo affare. Per quanto riguarda Higuain, lui mi ha detto già tempo fa che insomma, bisognava vedere un po' come si evolveva la situazione degli attaccanti, quindi Higuain via, Luca con l'Inter e poi appunto Icardi alla Juventus. Però non è detto che, sentendo anche quello che dice Sky, e qua collego un po' le cose, non è detto che non rimanga pure Higuain e faccia la riserva. Ovvio che per quanto mi riguarda, se la Juventus dovesse tenersi pure Higuain, per me dovrà direi Gonzalo, perfetto. Hai voluto, hai preso la decisione di rimanere, perfetto, però ti abbassi l'ingaggio, perché se no ti metto fuori rosa. Questo, anche se io, sapete benissimo, punterei su Higuain quest'anno, solo che evidentemente la società non ha questa priorità, non ha la priorità di Higuain, anche perché il numero 9 è rimasto libero, Higuain in tournée si è preso il 21. E quindi c'è un buon quesito. Sky ha detto che sicuramente una prima punta di ruolo forte, comunque una prima punta titolare, se la prenderà, perché Higuain non è visto come titolare. Bene, Sky ha detto questo, io vi ho riportato quello che mi ha riferito appunto il ragazzo che mi informa. Detto questo, ci vediamo ai prossimi aggiornamenti, ovviamente domenica. Non penso di vedermi la partita e quindi di fare post partita, o lo farò dopo guardando gli highlights, tanto le partite amichevoli, insomma, non è che puoi prendere chissà che indicazioni, perché sarò al mare appunto domenica. Niente, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Piccola parentesi, non preoccupatevi di Demiral che gioca solo contro il Tottenham, poi ritorna in Italia. Sono veramente segmentali che vi fate inutilmente, perché non sapete bene la situazione diplomatica tra virgolette in Asia, e quindi sappiamo benissimo di alcuni giocatori che addirittura hanno dovuto rinunciare a giocare in certi paesi con la propria squadra di club perché ci sono guerre tra il paese nel quale dal quale proviene lui e quel paese che ospitava l'evento. Quindi bisogna anche stare attenti purtroppo anche nel calcio a questi problemi diplomatici molte volte e burocratici anche. Vabbè, detto questo, vi auguro buona giornata a tutti, ci vediamo ovviamente al prossimo video.